Ben ritrovati all'undicesimo gala di Stelle nello Sport, un appuntamento ormai diventato tradizione, un momento che da 2 anni ha assunto una dimensione nuova, più ampia, grazie al sostegno e all'aiuto delle istituzioni, che voglio ringraziare unitamente tutte questa sera. Avremo il piacere di ospitare sul palco gli assessori allo sport di Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova. Abbiamo l'onore di avere il Presidente della Provincia di Genova, Alessandro Repetto, che come l'anno scorso ha voluto scommettere su un evento che seguisse il Gala dello Sport, la Notte Magica, e che portasse tanti campioni, tanti sportivi a confrontarsi, a giocare insieme a migliaia di giovani. Siamo all'interno di Genova in festa, 4 giornate di gioco, di sport, di solidarietà, sotto l'egida della Fondazione Carige. Siamo in 4 giornate che per la nostra città e la nostra regione, siamo certi, rappresentano davvero un momento importante. Questo poi è più che un palco, un trampolino, perché molti degli sportivi che sono transitati qui sopra, è un piacere, un onore e anche forse un po' di fortuna averli ritrovati negli anni ad altissimi livelli. Penso ai giovanissimi premiati Nicolo Cane, Paolo Silvia Salis o Valentina Arrighetti, che oggi sono dei numeri uno a livello internazionale nelle loro rispettive discipline. Io voglio ringraziare di cuore chi mi assisterà, chi insieme a me gestirà il traffico sul palco. È una collega, ma anche e soprattutto una sportiva appassionata, direttamente da Mediaset Champions League, domani sera peraltro impegnata in una serata molto importante con la finale di Champions, Patrizia Natec. Buonasera a tutti, benvenuti, grazie di essere così numerosi. Sei di casa ormai? Sono di casa ormai. Secondo gala consecutivo, non era mai capitato a nessuno, ogni anno cambiavo. Però invece questa volta hai dovuto fare... Di Patrizia siamo rimasti stregati. No Michele, veramente sono felicissima di essere qui e condividere questa serata con tanti campioni, con tanti appassionati di sport ovviamente, e soprattutto condurre una serata importante perché ha un fine molto speciale. Per l'undicesimo anno è davvero un piacere avere con noi gli amici della Gigi Grotti, il professor Enrique e tutti i volontari dell'associazione che anno per anno hanno raccolto fondi, anno per anno ci hanno ricordato quella che è la loro straordinaria attività, e anno per anno hanno compiuto e conquistato risultati importanti. Questo è l'anno della Champions della Samp, è l'anno della storica promozione in A2 del League of Volley, è l'anno delle Olimpiadi di Vancouver con tanti protagonisti, ed è un piacere averne 2 genovesi che sono stati proprio ai giochi olimpici invernali. È l'anno di tanti risultati importanti, lo scopriremo su questo palco, ma è anche e soprattutto l'anno, professore Enrique, finalmente del taglio del nastro del nuovo hospice di Genova al Baro, una struttura che sarà molto molto importante. Allora io vorrei che ci raggiungesse proprio qui sul palco di Stelle nello Sport Franco Enrique. E con Franco Enrique invitiamo anche sul palco le nostre 2 madrine, Alessandra e Francesca, con l'Oscar Stelle dello Sport e col premio speciale Notte Magica. Eccole qua! Allora, dovete sapere che non sono scaramantico, però il premio, l'Oscar di Stelle dello Sport azzurro, lo avevamo fatto esattamente 4 anni fa, era il 2006. Ora non so se si possa ripetere quell'esperienza mondiale, però noi ci abbiamo provato e dunque siamo tornati su questo colore che sicuramente è molto bello e chissà, magari anche ben augurale. Noi abbiamo visto e vediamo forse anche delle immagini dell'asta benefica che quest'anno per la 5ª volta siamo riusciti ad allestire a favore della Gigi Girotti, un'asta a cui hanno partecipato campioni straordinari, da Milito a Ronaldinho, tutti i giocatori di Genoa e Sampdoria, da Federica Pellegrini a Flavia Pennetta, passando per Rossano Galtarossa, Yuri Keki, insomma è stata veramente un'asta importante. Abbiamo già raccolto più di 10.000 euro, l'asta non si ferma perché fino a fine mese su eBay sarà operativa e sta per arrivare la maglia di Gigi Buffon, quella della nazionale e tante tante altre casacche importanti. Questa sera e domani contiamo con il vostro aiuto di raccogliere ancora fondi importanti, prof, anche perché insomma ci siamo. Grazie Michele, 11 anni di matrimonio tra Michele e la Girotti, ma soprattutto da 3 anni io mi presento su questo palco per preannunciare un evento molto importante che poi è slittato di anno in anno, ma questa volta devo dire che invece l'evento è accaduto, e cioè quello che aveva anticipato Michele, si è aperto l'hospice Gigi Girotti di Albaro, una struttura di 18 posti letto, di cui 5 sono stati dedicati
alla sclerosi laterale amiotrofica, quella che è impropriamente chiamata la malattia dei calciatori, ma che statisticamente colpisce un pochino di più i calciatori. E quindi un evento molto importante, e quindi il contributo che ci ha dato Michele negli anni è stato determinante e di anno in anno sempre più nutrito questo contributo. E io lo ringrazio veramente tanto e ringrazio tutti voi, questo pubblico così numeroso che ci ha aiutato ogni anno a raccogliere fondi per la nostra causa. Grazie Michele e grazie a tutti voi. Grazie anche a lei. Grazie professore. Allora guarda, il primo Oscar dello sport, di Stelle nello Sport di questa edizione, e ovviamente per la nuova struttura della Gigi Ghirotti. Tra l'altro, Patrizia, tra l'altro approfitto per ricordare ai nostri amici presenti qui in sala che fuori, come tradizione, troverete i volontari della Gigi Ghirotti per ovviamente una libera donazione, mi raccomando, perché ci saranno. Grazie professore. Grazie. Abbiamo fatto di più questa sera, tra l'altro, non solo una libera donazione. Chi di voi ci aiuterà, chi di voi insomma farà la sua offerta per la Gigi Ghirotti, parteciperà alla lotteria per la Ghirotti con in paio, devo dire, dei premi molto molto belli. Come? Una mountain bike assolutamente, ma particolare la mountain bike, 18 carati, lussuosissima, palloni autografati dai giocatori di Genoa e Sampdoria, maglie ufficiali, quella di Criscito, Bocchetti, quella di Poli, Lucchini, insomma vi aiutiamo ad aiutare la Gigi Ghirotti, mettiamola così, vi chiediamo davvero di sostenerci. E allora dicevamo, stagione straordinaria, partiamo subito con... Diciamo che siamo pronti per iniziare le nostre celebrazioni, apriamo l'Oscar del calcio, quello dedicato ai rosso-blu cerchiati dell'anno. Sono stati ben 313.413 i voti nel nostro popolare referendum patrocinato dal Secolo XIX, da Radio 19, da Telegenova. E beh, insomma, è stato un duello bellissimo fino all'ultimo. Da una parte un totem, il capitano del Grifone Marco Rossi, dall'altra l'estro, il genio, la sregolatezza, ma la classe di chi ha trascinato insieme ai suoi compagni la Samp fino al sogno Champions, ovvero Antonio Cassano. E noi apriamo proprio con la Sampdoria. Chi abbiamo con noi, Patrizia? Abbiamo ovviamente il vicepresidente Fabrizio Parodi. Eccolo. Buonasera, ben arrivato. Buonasera Fabrizio, grazie di essere con noi. Domani avremo con noi il presidente Riccardo Garrone a tirare i rigori nella lotteria dei rigori nella notte magica. Questa sera ci fa piacere che la società sia rappresentata, so che i ragazzi sono a cena con Del Neri per dirsi addio, forse arrivederci. È stata una stagione straordinaria, Fabrizio, ve l'aspettavate così? Beh, direi che è il risultato di un grandissimo lavoro, sinceramente, del nostro presidente, che comunque ci ha sempre creduto dal momento in cui ha preso la Sampdoria in Serie B, siamo subito venuti in Serie A e poi direi che abbiamo fatto tante annate ben preparate per arrivare poi a un risultato importante. Speriamo che questo sia il primo. Il primo di una serie. E l'Oscar alla Sam lo consegnerà invece il presidente della provincia di Genova, il signor Alessandro Repetto. L'anno scorso ha premiato Diego Milito, quest'anno gli facciamo premiare la Sampdoria, d'altronde è sicuramente il risultato più eclatante. Presidente, buonasera. Diamo il... Non so se l'ha fatto apposta, ma un granata rosso-blu. Un granata rosso-blu che premi la Sampdoria, direi che è la giusta espiazione di ogni colpa, giusto Presidente? Ma no, poi c'è dell'altro, però iniziamo così. Allora, no, facciamo così, facciamo subito la consegna dell'Oscar delle stelle per questa stagione alla Samp, con una annata assolutamente straordinaria. Protagonisti tutti davvero, due su tutti sono i più votati da voi, da chi ha partecipato al concorso, ovviamente Pazzini e Cassano. Pazzini che ha segnato 19 gol, che sono valsi 25 punti, è stato sicuramente uno dei più decisivi, una stagione formidabile che gli è valsa la convocazione per il Mondiale in Sudafrica. E noi di Gian Paolo Pazzini ci godiamo qualche chicca.